Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 2 agosto 2022, Sant'Eusebio, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Oggi onoriamo la memoria delle 85 vittime e 200 feriti della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Sono trascorsi 42 anni. Un ricordo a difesa di quei valori di democrazia, giustizia e legalità che proprio quella strage puntava a sovvertire. Nel nome di quei valori che sono alla base del nostro vivere civile e che tutti insieme dobbiamo trasmettere come eredità alle nuove generazioni. Condividiamo a distanza con i familiari il dolore che il passare degli anni non attenua. Giungono in redazione continue segnalazioni di cittadini stanchi di dover lottare giornalmente con lo smaltimento dei rifiuti. I sacchetti di immondizia ritornano a invadere le strade, nonostante il denaro speso per l'acquisto di telecamere. La situazione non è delle migliori. Gli uffici preposti prendessero provvedimenti in tal senso per evitare che la nostra città diventi una discarica a cielo aperto. Presso la scalinata Antelmi si è tenuta la Grande Sfida, evento firmato Gems Agency. Competizione sonora attraverso vari generi musicali tra 4 DJ ostunesi. Alla console si sono succeduti Lillo DJ, Giorgio Cardone, Antonio Conenna e Simone Cisternino. Il servizio. Antonio Conenna, Ostuni, faccio il DJ come professione, a parte l'università, e in pratica ringrazio il comune di Ostuni e la Gem Agency per l'opportunità per suonare in questa splendida piazza che vedete alle nostre spalle. Stai allungando troppo. Vabbè, niente, il mio genere è praticamente la musica elettronica, musica house, che è il mio genere preferito. Sono felice comunque di essere tornati in questa situazione qui, post-Covid. Buonasera a tutti, sono Lillo DJ. Da una vita che faccio questo bellissimo lavoro e che dire, viviamo per la musica, più di questo. Genere, questa sera farò anni 90 e 2000, penso le chicche, vediamo, la musica più bella di quegli anni. Si è tenuto presso l'osteria Pizzeria Terra Rossa di Ostuni l'evento solidale nato dalla fattiva collaborazione tra il Lion Club Ostuni Città Bianca e Coldiretti BR Taranto, Brindisi Taranto. Una tavola rotonda finalizzata a promuovere e diffondere il rispetto per l'attività agricola e i prodotti della nostra terra. La viva partecipazione ha consentito di raccogliere l'importante cifra di 1000 euro da devolvere all'Oasi Francescana di Bari per contribuire al sostentamento delle famiglie ucraine ospiti e per la scolarizzazione dei bambini. La storia di Anà e Momò è quella di due bambine che, seduta l'una di fronte all'altra all'esterno di un grande cerchio fatto di sabbia, si ritrovano a giocare escogitando fantasiose invenzioni. Questa sera alle 21 presso il teatro La Luna nel Pozzo, in contrada Foragno. Prenotazione obbligatoria allo 0831 33 03 53. È iniziata presso lo stadio Nino La Veneziana la preparazione per il campionato di eccellenza dell'ASD Ostuni 1945 agli ordini di Mister Demi Denitto. Il servizio. Il primo giorno di ritiro appunto è oggi e abbiamo trovato un roster che la società, tutti gli addetti ai lavori mi hanno messo a disposizione quasi al completo. E questo già è un buon punto di partenza. Hanno allestito una rosa nuova, completamente nuova. Oggi erano 23 persone, di cui 20 sono nuove. Quindi abbiamo un compito abbastanza, diciamo, dobbiamo sbrigarci ad assimilare subito un gruppo e poi creare un'intelaiatura di squadra che faccia divertire il popolo ostunese e che gli faccia vivere qualche emozione. Quest'anno ho l'onore di essere il capitano di questa squadra, che oltre a essere un privilegio è anche, ripeto, veramente una bellissima cosa, dato che comunque sono di Ostuni e quindi è sempre piacevole
Ovviamente non è facile perché comunque siamo 20 e 23 e questi ragazzi sono completamente nuovi, tralasciando due o tre ragazzi che l'anno scorso erano con me, però ci riusciremo perché è quello che dobbiamo fare per raggiungere l'obiettivo, un obiettivo che deve essere quello di fare bene partita per partita, e sicuramente se facciamo gruppo e se riusciamo a seguire i consigli del mister, sicuramente sono convinto che questo sarà fatto. Quindi io spero e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti e soprattutto a me, e forza Ostuni. Prossimi al matrimonio Isabella e Angelo. Felicitazioni ai futuri sposi. Il bollettino di ieri registra 1114 contagi in Puglia e 5 decessi, 108 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia Dalò effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni, festivi compresi, la succursale estiva della farmacia Santoro, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, le condizioni atmosferiche si manterranno stabili, con valori termici in aumento, venti moderati settentrionali, mare mosso. Citazione odierna, se riuscissimo ad imparare dagli animali come si ama, forse saremmo meno bestie. Grazie per aver preferito la nostra informazione.